Sono Paolo Bacci e vi presento l'EcoVip Leica EcoVip 612, lungo 6,99, meccanica 150, cerchi di 16. La parte esterna, due sportelli per il garage, uno destro molto più ampio e l'altro sinistro e più piccolo. Qui il motore elettrico del letto sali e scendi centrale, la possibilità di caricare nel garage 200 fino a un massimo di 250 kg. Ora in questa versione, la parte alta in genere si usa d'estate, quando all'interno bisogna mettere biciclette, moto, sedie, poltrone, tavole e tanto altro. Guardate il grande spazio che c'è qua giù. Vedete com'è grande e spazioso, un bel accesso e contenitore. Ora l'abbassiamo e così vi faccio vedere proprio la parte bassa, quando il letto è in basso, che ha lo stesso un buon contenitore. Quindi in caso in montagna, in freddo, quando la moto non si porta, si può mettere sci, lo stesso sedie e quant'altro all'interno di questo bel gavone. C'ha i supporti, come vedete, delle barre per agganciare, con i ganci per poter agganciare le motociclette, e quindi anche in questo modo lo spazio è molto grande. E ora andiamo all'interno. Questo camper ha una particolarità, che è un vero due persone. Guardate che ambiente luminoso, spazioso, non ha il letto basculante, per cui c'ha questo grandissimo spazio che crea una dinette veramente unica. Guardate, senza nessun problema si accede senza problemi. Guardate che grande abitabilità che ha. E ora passiamo all'esterno. Quindi questo è un comodissimo 2, con un bel piano d'appoggio, belle vasche, il tre fuochi e un bel letto. Guardate qua, tac. Io sono 1,80 m e si sta benissimo, senza problemi, in due. C'ha la sua spazio separé, che è questo, e quindi crea l'ambiente separato notte e giorno, anche perché così serve anche come spogliatoio, a volte senza dover chiudere la parte anteriore. In quest'altro luogo è la doccia. La doccia ha questa bellissima particolarità, che ha uno scarico centrale molto marcato, per cui in qualsiasi situazione si trovi, il camper di inclinazione scarica senza nessun problema. L'accesso è facile e veloce, e la doccia altrettanto. C'è anche uno sgabellino per poter appoggiarsi, per fare un bambino o una persona, insomma, che ha voglia, tranquillamente si appoggia e via. E poi ha lo stesso oggetto che tutti i camper Leica hanno sul tetto, nella parte alta della doccia, che è proprio l'appendiabiti. E di qua il bagno. Guardate quella, sta bella vasca, questa qui, comodo, e una bella vasca per lavarsi e tutto. Questo è un camper con un prezzo veramente veramente interessante. Venite a vederlo e così lo potrete scoprire. Ciao.